I demoati che hanno attivamente lavorato insieme a tutti i compagni di Potere al Popolo. Noi veniamo qui a portare il nostro ringraziamento, ma anche il nostro orgoglio di aver fatto parte di un progetto nel quale avevamo condiviso sostanzialmente tutto l'impianto programmatico. Ma all'antifascismo, al problema del lavoro, all'abrogazione delle leggi che andavano contro la Costituzione in materia pensionistica, noi abbiamo aggiunto un ulteriore motivo di orgoglio nella partecipazione con Potere al Popolo, ovvero la centralità di uno dei principi fondanti della nostra democrazia, il principio di laicità. E questo principio è quello. Democrazie e le teocrazie, e all'interno delle teocrazie è inevitabile che si strutturino le società in maniera patriarcale, ed è una delle cose che noi rifiutiamo a partire dalla scuola. La scuola deve essere laica, non può essere clericalizzata. L'affermazione dei diritti passa attraverso la cancellazione dei privilegi, a partire dai privilegi clericali, che diventano insopportabili nel momento in cui sappiamo che nelle nostre città e nelle nostre province le agenzie di lavoro sono diventate le parrocchie e la diocesi. Non c'è un posto di lavoro che non trovi la raccomandazione, anche questa una struttura che ci viene dall'organizzazione patriarcale della nostra società, avviene attraverso le raccomandazioni delle strutture clericali. Bravo! Faccio parte di un partito e per mutuare una terminologia sono la capa di un partito nel quale il principio di laicità è essenziale, ma mi pongo anche un'altra prospettiva rispetto al Potere al Popolo. Non tutti devono essere obbligati, secondo la nostra Costituzione, a fare politica nella adesione ad un partito. E quindi se il Potere al Popolo vuole strutturarsi in maniera organizzata, democratica, orizzontale, assembleare, ha bisogno di dotarsi di una struttura giuridica che consenta a tutti coloro che non fanno parte dei partiti di essere anche loro protagonisti sui territori, nelle modalità che saranno individuate secondo gli strumenti giuridici che ci dà il nostro ordinamento. E siccome abbiamo anche una capacità di elaborare una materia legislativa piuttosto schizofrenica, allora io direi che quella schizofrenica che ci ha portato a questa forma di elezione, che è quella riferibile al Rosatellum, alla legge elettorale, che non ha consentito vere rappresentanze con gli sbarramenti, perché gli sbarramenti nelle democrazie che si basano su costituzioni come la nostra, che vedono sistemi proporzionali dove tutti devono poter essere rappresentati anche con un 1%, sono democrazie. Si strutturi in maniera tale da consentire un'autentica democrazia come quella che ci è stata disegnata e consegnata dalle nostre madri costituenti e dai nostri padri costituenti. Grazie. Yeah.